collaborazione con Assicop Emilia Nord, agente generale per Unipol SAI Assicurazioni e Unipol Rental per le province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Telefono 0522 384384. 84. Orologeria Oreficeria Baffioni dal 1956, via Ludovico Ariosto 18B, Reggio Emilia. Buonasera a tutti, benvenuti al salotto di Sub Advance. Buonasera Nicola, nostro regista. Buonasera e come sta Sabrina? Tutto come bene. Sta? Come stai? Io non ho capito se devo darle del tu, del lei. Del voi. Come state? Come state? Perché preferisco. Bene. E tutti i nostri telespettatori come stanno? Staranno bene? E ringraziamo sempre gli amici che seguono i canali social di Nima Radio TV, ma anche gli amici di Media 24 per il Friuli e il Veneto orientale. Siamo arrivati anche in TV. Sempre più bella con i gioielli dell'Oreficeria Baffioni. Fantastici, sì, direi. Veramente molto belli. Il nostro sponsor, grazie. E allora, stasera grandissimi ospiti. Intanto in studio presentiamo subito la nostra prima ospite, la nostra Gina della rubrica Star Bene Si Può. Gina Valitutto, buonasera. Buonasera. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Grazie Sabrina per avermi invitato, per me è un onore. Ma è un dovere perché abbiamo questa nuova rubrica che è iniziata da poco tempo, un grandissimo successo. Nicola, veramente un grandissimo successo la sua rubrica, quindi... Seguirò con piacere. Esatto. E poi abbiamo già collegata la nostra seconda ospite, che è collegata, ce l'abbiamo? Isabella Marelli, la nostra donna di gennaio. Benvenuta Isabella. Ciao. Che piacere finalmente ci vediamo, perché poi con tanti dei nostri ospiti ci conosciamo magari solo per telefono, via mail, quindi quando ci vediamo per me è sempre un grandissimo piacere. E allora abbiamo anche iniziato... per me, e ti ringrazio per l'invito. Grazie a te. E abbiamo iniziato alla grande il mese di gennaio con una donna, e che donna, la nostra Isabella, la nostra giornalista, cantante, speaker, presentatrice, DJ, cosa ho dimenticato? Hai dimenticato che adesso ho anche un lavoro normale impiegata. Vabbè, dettagli. Dettagli. Esatto. Eccola la nostra pagina, l'intervista che ci ha rilasciato, voi potete leggerla sulle nostre pagine di Sub Advance, la bella intervista con la nostra Isabella. Allora, adesso dove ti trovi? In questo momento sono in casa mia a Como. A Como. Perché? Sì, collegata da casa. Bene, perché tu lavori in Svizzera, infatti ho detto magari si collega dalla Svizzera. Io lavoro in Svizzera, però ci metto 20 minuti ad arrivare a casa, quindi va bene così. Quindi, tra l'altro, visto che siamo in zona, ti devo dire che io ho sangue emiliano, la mia mamma era di Carpi, quindi bene. È ancora più un piacere essere qui con voi. Grazie, io lo ricordo per tutti gli amici che stanno seguendo che noi trasmettiamo dalla provincia di Reggio Emilia, ma naturalmente sia la pagina Sub Advance che il nostro programma è seguito in tutta Italia e anche fuori dall'Italia. Come abbiamo visto la scorsa settimana, avevamo ospiti che si sono collegati dalla Scozia e anche da Gran Canaria. E infatti stasera ho detto magari abbiamo la Svizzera, no, comunque Como ci fa molto piacere, una città bellissima. Allora, parliamo un attimo di te Isabella. Tu sei, diciamo, ti abbiamo conosciuto, il grande pubblico ti ha conosciuto per la tua partecipazione a The Voice Seniors lo scorso anno. Eccola. Sì, esatto. Esatto. Nel team di Loredana Bertè. Allora, partiamo da qua, raccontaci un po' di questa tua avventura, dopo parliamo poi di tutto il resto che ti contraddistingue. Ma guarda, l'avventura è partita per caso. Probabilmente in tanti sapevano che io canto e che non sono più esattamente super giovane, quindi sono stata contattata e dopo i vari provini, parecchi mesi, mi hanno selezionata. Beh, hai fatto un'ottima figura, eh? Io ti ho seguita, infatti ti ho conosciuto lì e ti ho contattato per quello, insomma, perché ti ho conosciuto e ho visto che veramente eri un grandissimo personaggio. E com'è andata con la Bertè? Ma guarda, secondo me è andata bene, l'intervista che si vede in televisione è soltanto una piccola punta dell'iceberg, perché era stata veramente molto più lunga,
ci sono state veramente delle belle parole, tanti complimenti, mi è piaciuto moltissimo, è stata una bella esperienza. Tornando indietro, forse sceglierei un pezzo diverso, un po' meno forse maschile e un pochino più nelle mie corde per valorizzare un po' la voce, però è stata comunque una bellissima esperienza, va bene così. Ma l'hai scelto tu il pezzo? Ma c'era una rosa di pezzi in cui stare e diciamo che questo era quello più conforme un po' alla mia storia, It's My Life è un po' un anthem che riguarda la mia vita, questa è la mia vita e non la cambierai per niente al mondo, in sintesi si allacciava un po' alla mia storia, a quello che ho raccontato, e quindi ci stava a pennello. E questo programma diciamo ti ha portato a far conoscere al grande pubblico, e dopo cosa è successo? Hai avuto anche altre esperienze in televisione oppure adesso lo racconteremo un po' che... Ma guarda, in televisione no, ho avuto un po' di set fotografici, un po' di interviste per vari giornali, per varie testate. In televisione diciamo che non ci sono stata, ma c'ero già stata per cose musicali a parte da The Voice, perché sai che io ho due band, quindi sì, infatti, canto da dopo a ne parte parliamo. Il lavoro serio come impiegato, ho anche questo lavoro come cantante, e quindi diciamo ci sono stati un po' di riscontri, molte persone che mi hanno contattato, è stato bello, e poi sapere che comunque la mia storia è riuscita a essere in qualche modo uno sprone per delle persone che magari non hanno tanta autostima, hanno avuto dei problemi simili, hanno avuto degli incidenti, è stato bello sapere che magari hai aiutato qualcuno a riconquistare un po' di fiducia, è stato comunque già soltanto quello vincere il programma. Beh, bello quello che stai dicendo, molto bello. E con la Bertè ti sei più, sei rimasta in contatto o è finito? No, non siamo rimaste in contatto, ma lei mi è sempre piaciuta, continua a piacermi, è una ribelle, è una testa calda un po' come me. Abbiamo delle analogie. E allora facciamo un passo indietro, raccontaci un po' di te. Tu appunto sei una giornalista, inizi come giornalista, come speaker, quindi tante interviste, partecipi a manifestazioni come Sanremo, Festival, allora, Bar, Eurovision. Sì, dimmi. Ti devo dire che io inizio casualmente in radio, perché prima dell'incidente io lavoravo essenzialmente con la mia faccia, con il fisico, lavoravo in televisione, ho lavorato un po' come modella. Dopo l'incidente naturalmente non ero molto guardabile, perché i punti si vedevano molto sul viso e io ero molto insicura, e ho iniziato quasi per caso a lavorare in radio. Quindi scusa, facciamo un passo indietro. E da lì tu hai subito, sì, un gravissimo incidente quando eri molto giovane. Sì, che 21 anni. Che ti ha lasciato, diciamo, qualche cicatrice. Qualche cicatrice, sì, qualcuna. Esatto. Sì. E che adesso si vede poco, grazie a Dio. E da lì, però, c'è stato, diciamo, la tua voglia di riscatto. Ah beh, certo, certo. Perché se ti lasci andare davanti a una tragedia simile, perché non erano solo le cicatrici in faccia, Sabrina, io ero tutta rotta. Cioè, dalle clavicole alle caviglie, quindi... Sì, diciamo, vabbè, io ho parlato di qualche cicatrice perché non volevo, insomma, raccontare... La voglia di riscatto, certo, c'è stata. Se ti lasci andare non ne vieni più fuori, devi combattere. E dato che io sono una vera combattente, ho combattuto fino in fondo. Ecco, quindi tu arrivi alle manifestazioni come Sanremo, il Festival Bar, Eurovision... Sì, sì... Raccontaci un po' di queste esperienze. Ho intervistato che poi abbiamo anche le foto, Nicola, da far vedere. Sì, tutte le persone che contavano negli anni 80, icone della musica mondiale, tipo George Harrison, eccolo qua, infatti. Beatles, cioè non parliamo di bruscolini. No, infatti, poi abbiamo anche altre foto, insomma. Questo è David Coverdale, la voce dei Whitesnake, è stato anche un cantante in una formazione dei Deep Purple, e l'ho conosciuto al Monster of Rock. Questo è il compianto Jeff Porcaro, il batterista dei Toto, una pietra miliare della musica mondiale. Questo è Sebastian degli Skid Row,
periodo mio rocker 1989, grande casino e grande divertimento. E la strada da Carpi a Correggio è molto piccola e arriva a Luciano Ligabue. Esatto. C'è Liga, qui era venuta a trovarci in radio nel 92. Non ti sei fatta mancare niente, diciamo che pezzi pregiati, tutti di grandi. Questo sono io. E tu comunque, oltre a essere una giornalista, sei anche una cantante. Raccontaci un po' qual è stato il tuo percorso di cantante. Allora, io ho fatto la turnista negli Stati Uniti, negli anni, fine anni 80, ho collaborato con alcune band di glam pop e glam rock della scena Los Angelina di quegli anni, al Rainbow, al Viper, al Whiskey a Go Go, grandi casini. Poi sono rientrata alla base e ho iniziato a cantare con una band che ho ancora, che è quella degli Steel Riders, country rock band, una band svizzera. Abbiamo fatto, credo, almeno 1000-1200 concerti dal 94 ad oggi. Non è male. Ancora insieme, c'è un nostro bellissimo video su YouTube e siamo grandi amici ormai da una vita. E però, poi da pochissimo c'è la nuova band, che è un progetto veramente, posso dirlo, figo. Ci chiamiamo The Hits e siamo una cover band di grandissimi successi. Partiamo dai Led Zeppelin fino a Cher, a Jimi Hendrix, ai Toto, a Bon Jovi, naturalmente di buona memoria, passando agli Svizzeri Gotthard, che sono un'istituzione per quanto concerne il territorio elvetico. Faccio pezzi di Gary Moore, insomma il meglio del meglio dagli anni 70 agli anni 90. Ma i concerti dove li tenete? Solo nella vostra zona oppure? Allora, adesso noi partiremo come dei bulldozer e sicuramente suoneremo in Svizzera, in Canton Ticino e anche in Italia. Perché tu sai che se verrai dalle nostre parti… Anche a Reggio Emilia se ci chiamano. Esatto, se verrai dalle nostre parti è chiaro che… Vero Nicola? Sai che Nicola è un grandissimo musicista, cantante, ha un'orchestra. Ovviamente, poi quindi... comunque c'è anche Anima Spettacoli come agenzia teatrale che può ingaggiare la band e portarla fino qua in Emilia. Vedi? È meraviglioso! Ti ha già visto il business, Nicola? Noi abbiamo Nicola. Dei musicisti spaziali, Bisogna. Nicola è un grandissimo musicista, ti consiglio di guardare i suoi video. E poi è in diretta quasi tutti i giorni. Dal lunedì al venerdì. Con il Nima Show su Fantastico. Facebook, quindi ovviamente sì. Tratto musica un po' diversa, musica da ballo, però spesso e volentieri all'interno della trasmissione tratto altri generi musicali, perché mi piace spaziare. Bene, allora ti seguirò. Chissà che non nasca una e collaborazione. E voi andate a seguire me però anche. Come scusa? Voi seguite la mia band, certo. CH. Ascolta, raccontaci un po' del tuo incontro con Vasco Rossi. Allora, con Vasco è stato nel 1986 a Locarno in Svizzera, giusto per variare. Abbiamo anche la foto della dedica. Sì, ci sono poche foto mie con Vasco, perché all'epoca non si usava fare tante foto. Ho una foto bellissima, che mi ha dato lui, che è stupenda, con dedica. E io l'ho conosciuto perché abbiamo cenato insieme con lui, la Steve Rogers Band, e poi per finire poi con questa intervista. Dopo la cena lui è arrivato gridando voglio un caffè, si è seduto vicino, mi ha guardato e io di istinto mi sono coperta il viso. Ho fatto proprio così. Perché ormai ce l'avevo nel DNA di nascondere le cicatrici. E lui è stato così tenero, così carino, così dolce. Mi ha spostato le cicatrici, mi ha baciato proprio qui e mi ha detto: principessa, queste non le devi mai nascondere perché è il tuo bello. Ed è stata una cosa che mi ha talmente colpito, perché
spontanea, perché fatta da un uomo che aveva già capito il punto debole di una persona senza che io avessi detto chip. Beh, molto bello quello che ci hai raccontato, molto molto bello. Ascolti Isabella, allora i tuoi prossimi... Veramente una persona veramente sensibile, sì. Una bella persona. E i tuoi prossimi impegni, allora con la band abbiamo detto che comincerete Gli Steel Riders, con i Country Rock, abbiamo due o tre impegni già preventivati in Canton Ticino, quindi in Svizzera, e con The Hits, quindi con il super chitarrista Davide Del Co, con Guido, con Roby e con Oscar, avremo sicuramente delle fantastiche serate, per ora in Canton Ticino e poi nel Comasco. E ti aspettiamo in Emilia? Eh beh, certo, io ci vengo volentieri. Speriamo. Va bene Isabella, organizziamo. Allora, organizziamo, Nicola, ci mettiamo di mezzo Nicola, che ci pensa lui a far tutto. Ci certo, io, Nicola, ci organizzati. Va bene, non vedo l'ora Isabella, anche perché io ti ho seguito, a The Voice Senior. Buon gustaio. Va bene, allora Isabella, noi ti ringraziamo tanto della partecipazione, grazie, sei stata una donna di gennaio fantastica, rimarrai per sempre una donna Sabavance, quindi noi ti seguiremo sempre, speriamo continuerai a seguire noi, e ti diamo appuntamento allora a un prossimo evento, magari al quale ci puoi invitare o ci puoi comunicare che cosa farei di bello, che noi sicuramente ti seguiremo. Grazie mille, con un vero abbraccio, piacere. Da tutto lo studio, e un bacione grande, a presto. Grazie Isabella. Un bacio a tutti, grazie mille dell'invito, è stato un onore. Grazie per noi, grazie, grazie mille. Allora, qualche secondo di pubblicità e torniamo in studio e parliamo con la nostra Gina. Assicop Emilia Nord, agente generale per Unipol SAI Assicurazioni e Unipol Rental per le province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Telefono 0522 384384. 84. Orologeria, oreficeria Baffioni dal 1956. Via Ludovico Ariosto 18B, Reggio Emilia. Ma in cosa consiste esattamente il tuo lavoro? Il mio lavoro per capire, è... insomma, perché io facilitatore mindfulness. Adesso ti spieghiamo brevemente, esatto, perché ci sono ancora tanti pregiudizi rispetto alla figura, sì, dello psicologo. Lo psicologo non è un mago, non è uno stregone, non fa nessuna magia di nessun tipo. Semplicemente lavora con la relazione di aiuto. Quindi è un professionista che può offrire degli strumenti per stare meglio. Chi decide A tutti, cioè non ci sono pregiudizi né di età né di persone, assolutamente a tutti. No, a tutti, chi decide, quindi anche i bambini a volte, anche i bambini. Non che è in un periodo adesso che magari abbiamo visto col Covid. Io mi occupo più di parent training, quindi lavoro più con i genitori di bambini adolescenti che con bambini nello specifico, però sì, anche con i bambini e con i ragazzi che in questo periodo anzi stanno soffrendo molto e di sicuro ne hanno bisogno. E chi decide di fare un percorso da psicologo fa una scelta, mi viene da dire, coraggiosa, perché decide di fare qualcosa per se stesso e perché vuole stare bene. È un po' come dire mi voglio bene, quindi investo per me e faccio un lavoro su di me, che è un lavoro di scoperta. Questo è importante, perché a volte, come dicevi te, ci sono dei pregiudizi su questa professione. Esatto, ed sì, è giusto, purtroppo sì. È importante che tu magari spieghi esattamente di cosa stiamo parlando, perché poi magari anche ci sono persone a casa che avrebbero voglia o bisogno anche di questo aiuto, ma non se la sentono, esatto, proprio perché non sanno esattamente a chi rivolgersi o magari hanno paura o... non sono stimolati a farlo, esatto, quindi è importante magari far capire anche chi a casa in cosa consiste. In realtà non mi occupo solo dei disturbi nello specifico, quando parlo di disturbi parlo di disturbi dell'umore, quindi depressione, ansia, attacchi di panico, disturbi del comportamento alimentare, problemi relazionali, quindi problemi di coppia, problemi di comunicazione, ma parliamo anche proprio di crescita personale. Chiunque abbia voglia di ritrovare autostima, consapevolezza, motivazione, tutto questo si può fare con un lavoro su di sé attraverso l'aiuto di uno psicologo. Esatto, e tu dicevi appunto che tu
ricevi nel tuo studio di Reggio. Io lo ricordo, noi stiamo programmando la trasmissione dalla provincia di Reggio Emilia, ma naturalmente la nostra trasmissione è seguita ormai in tutta Italia, anzi salutiamo anche i nuovi amici di Veneto e Friuli tramite Media 24 che trasmette il nostro programma. E, quindi diciamo, è un aiuto che tu dai a tutti, non solo a quelli che abitano in provincia, anche perché, come certo, dicevi, c'è la possibilità di fare degli incontri online. Esatto. Quindi chiunque si può rivolgere chiunque, a te. Chiunque. Allora, tu hai un blog che è molto seguito, che è Star Bene Si Può, dove dai, diciamo, pillole di consigli, perché non saprei come altro definirlo, cioè dai qualche consiglio, ma consiglio spicciolo, cioè nel senso qualche flash. Sì, che si può approfondire naturalmente, allora, parlando direttamente con te. Esatto, guarda, Star Bene Si Può nasce proprio, non è uno slogan, ma nasce proprio come un progetto, e non a caso arriva in piena pandemia, è aperto da pochissimo il mio blog, dal 1° di settembre di quest'anno, ma ti dico, Sabrina, mi sta dando tante soddisfazioni, perché davvero le persone hanno bisogno di confrontarsi, di conoscere, manca adesso anche solo lo scambio di informazioni, e quindi davvero è un blog con cui cerco di motivare e supportare le persone che mi seguono, il mio pubblico, ed è una pagina di promozione del benessere, benessere in toto, un benessere psicofisico. Allora, diamo qualche secondo di pubblicità, poi torniamo in studio con Gina. Assicop Emilia Nord, agente generale per Unipol SAE Assicurazioni e Unipol Rental per le province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Telefono 0522 38 4384. Orologeria, oreficeria Baffioni dal 1956, via Ludovico Ariosto 18B, Reggio Emilia. E ci stava appunto raccontando che e lei ha nel suo studio, lei è psicologa e quindi riceve nel suo studio di Reggio Emilia, ma molti si collegano anche online, quindi lei diciamo, riesce ad aiutare, perché poi alla fine è un aiuto, no? Quello che dai alle persone anche online, quindi chi è interessato può contattarla, cioè, i riferimenti sono nel suo blog di Instagram, solo anche Instagram. Sì, Star Bene Si Può, o anche comunque su SubAdvance se può contattare, poi vedete il numero che Nicola prontamente mette sempre nella nostra trasmissione, è il numero di WhatsApp di SubAdvance, quindi per informazioni chi è interessato può anche scrivere direttamente e poi la mettiamo in contatto con la nostra Gina. Allora, dicevi che c'è un po' di pregiudizio, ma sta un po' cambiando, però, perché comunque, visto anche i problemi che sono sorti con la pandemia, tante più persone si stanno accorgendo di aver bisogno di un aiuto, senza vergogna, senza timore, perché comunque è una cosa che dicevo, a volte indispensabile. Esatto, dicevo che è una scelta anche di coraggio. Chi decide di intraprendere un percorso, ribadisco, lo fa perché decide di stare bene ed è appunto per questo il mio blog, il nome non è a caso, il blog Star Bene Si Può, fa proprio riferimento al benessere della persona. Certo. E le persone che si rivolgono a me sono persone che stanno attraversando di solito un periodo un po' delicato, un periodo difficile, può essere una crisi legata a un momento della vita, un lutto, una perdita importante, una separazione, una perdita del lavoro, qualsiasi momento delicato, ma ripeto, può essere anche semplicemente per fare qualcosa per se stessi. Un aiuto. Esatto. Allora, parleremo di tutte le uscite che ci sono state nella nostra pagina, di tutti gli argomenti che abbiamo già trattato e spoileremo anche qualcosa che dovrà ancora uscire. Però nel frattempo abbiamo il terzo ospite collegato, ce l'abbiamo? Sì? O mandiamo qualche secondo? Eccolo Alessandro, benvenuto, eccolo il nostro terzo ospite di questa sera, Alessandro Donadio. Buonasera Alessandro. Mi senti? Non mi sente. Non abbiamo l'audio. Non abbiamo l'audio. Un attimo. Allora, mandiamo qualche secondo di pubblicità e ricolleghiamo. Perfetto. Assicop Emilia Nord, agente generale per Unipol SAE Assicurazioni e Unipol Rental per le province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Telefono 0522
384384. Orologeria, oreficeria Baffioni dal 1956, via Ludovico Ariosto 18B, Reggio Emilia. Cerchiamo di ripristinare il collegamento con Alessandro Donadio e nel frattempo eravamo rimasti in sospesi con questa parola impronunciabile, io la rileggo, mindfulness. Ecco. Mindfulness. Allora raccontaci un attimo che cos'è. Allora, cerco di spiegare brevemente per chi non è addetto ai lavori. Mindfulness significa letteralmente consapevolezza ed è una pratica di tradizione buddista. Ad oggi i massimi esponenti al mondo della mindfulness sono il monaco buddista Thich Nhat Hanh e un medico americano, Jon Kabat-Zinn. Ci sono tanti libri al riguardo, quindi chi vuole magari può anche approfondire. Certo. Ma in poche parole di cosa stiamo sono parlando? Sono degli esercizi, è una pratica che prevede degli esercizi che sono ancorati sul respiro, dove la cosa principale di questi esercizi è l'attenzione alla respirazione, ma vuol dire consapevolezza perché? Perché si porta l'attenzione su di sé, su quello che c'è, su pensieri, emozioni, sensazioni fisiche, nel qui e ora, quindi momento per momento, con sospensione del giudizio, quindi senza giudizio, senza critica, accettando quello che c'è. È una pratica che può essere sia formale, quindi come dicevo proprio degli esercizi guidati e per quello facilitatore mindfulness, perché guido proprio i gruppi di meditazione. Quindi oppure, scusa, si fa solo in gruppo oppure anche si fa anche singolarmente? O anche singolarmente o ancora come pratica informale, quindi proprio applicata alla vita quotidiana, alle azioni che facciamo quotidianamente. Quindi diciamo torniamo indietro, è sempre un aiuto. Esatto, un aiuto, un esatto. Aiuto per se stessi, esatto. Anche ci fa essere consapevoli e ci fa stare con tutti i sensi sulle nostre azioni e davvero ha tanti benefici, Sabrina. Migliora rafforza il sistema immunitario, migliora la memoria e il sistema cognitivo, riduce lo stress, depressione, impulsività, migliora le relazioni. Perché noi siamo abituati a fare il tutto con pilota automatico inserito, nel senso che facciamo tante volte le azioni inconsapevolmente e non so, ecco, mangiamo un cioccolatino ma non ricordiamo di averlo mangiato, ci facciamo la doccia sì, in due minuti. Forse perché abbiamo una vita talmente frenetica che forse non riusciamo neanche a renderci conto di quello che esatto. Stiamo facendo a volte, esatto. Ce lo dimentichiamo molto, parlo anche per me, a volte ci si dimentica delle cose che abbiamo appena fatto, quindi magari questo è proprio un aiuto e è molto interessante quello che stai dicendo. E questo riesci a farlo anche online o è una cosa che si fa solo in presenza? Questo sì, riusciamo a farlo anche online, anzi partirà a fine febbraio un corso di alimentazione consapevole che prevede appunto degli esercizi mindfulness, sarà fatto in collaborazione con una nutrizionista e lì è proprio specifico di mindful eating, cioè la mindfulness applicata all'alimentazione, quindi proprio per mangiare in modo consapevole e ci sarà una parte di questo corso anche che sarà centrata molto sul corpo, sull'immagine del corpo, e su chi ha magari ecco, delle resistenze anche, vergogna, non si accetta a livello di immagine fisica, eccetera. E a gruppi mindfulness invece di meditazione vera e propria, questi li conduco regolarmente a cadenza anche settimanale, in gruppi di 5 o 10, perché poi viene dato molto spazio anche alla condivisione, quindi i partecipanti possono davvero portare le sensazioni e le emozioni che emergono durante la pratica. Beh, molto interessante quello che ci stai raccontando. E nel frattempo Nicola ha ripristinato il collegamento con Alessandro, allora eccolo, ci sentiamo adesso, riusciamo a sentirci, benvenuto. Grazie, eccoci, grazie. Ciao, grazie benvenuto. Un piacere intanto perché ci vediamo per la prima volta, io lo ripeto sempre, le persone spesso le sento, parlo al telefono via mail, però non riesco mai ad avere poi un rapporto così a voce. Allora, abbiamo conosciuto Alessandro lo scorso mese perché ci ha presentato il suo libro che ho qua, La canzone di Fedo. Eccola qua. Poi se hai anche la copertina, tu Nicola, da mandare, eccola qui. Il suo libro. È un grandissimo successo il post di questo libro perché il libro è molto interessante. Io ho cominciato, l'ho cominciato da poco. Intanto ringrazio il contatto
che mi ha fatto conoscere il tuo libro e te, che è Federico Otte. Intanto lo salutiamo e di Federico sentiremo ancora parlare su Sabadvance e lui lo sa, quindi intanto un saluto e un ringraziamento. Allora, tanto presentiamo e ti presentiamo. Tu sei un consulente, lo leggo, di organizzazione e risorse umane, divulgatore, speaker, docente in business school. Ho detto tutto o ho dimenticato qualcosa? Sì, c'è Ah, chitarrista, vabbè, della poeta, musica ne insomma. parlavamo Però insomma. dopo. Diciamo che questa è la tua attività principale. Anche perché qualche chitarra si vede lì, Infatti si lì vede dietro. dietro. Qualche chitarrina si vede, sì. Quindi tu, diciamo, hai un lavoro che non ha niente a che fare con la musica, però la tua passione è la musica. Sì, sarebbe molto tirato riuscire a dire che c'è della musicalità nel mio lavoro, però forse anche in parte sì, della creatività in parte sì, della musicalità forse un po' meno. Però insomma, io suono da tutta la vita, ho preso la mia prima chitarra piccolina piccolina quando avevo 5 anni, poi non ho mai smesso di suonare, di cantare, di scrivere, di comporre, per cui Che un genere di musica destino quasi. ti appassiona di più? Beh, insomma, io ormai ho fatto pace con me stesso e sono un rocker. Ah, anche tu. Poi negli anni ho studiato un po' di tutto perché ho cominciato con studi classici molto rigorosi quando ero ragazzino, di musica di chitarra classica. Poi ho esplorato un po' tutti i generi per ragioni anche un po' professionali, perché per un po' di tempo, un po' di anni della vita ho fatto anche la professione musicale. E però poi dopo, insomma, sono atterrato sul rock, resta il mio genere di La tua riferimento. passione. Sì. E tu hai, cos'hai, un gruppo adesso? Canti? Suoni? Beh, il Covid non aiuta, No, certo. diciamo, 3 anni di pandemia, 2 anni e passa Beh, di sai, il anni circa di pandemia. nostro regista è un musicista, non so se lo conosci, Ah, Nicola no. Marchese, ha Beh, non un'orchestra. faccio rock, però sì, musica da ballo, insomma. Quindi ne sa qualcosa. Ah, beh. Stasera abbiamo avuto Beh. tre musicisti praticamente in studio. Esatto, esatto. Stasera la Complimenti. musica è la protagonista, oltre naturalmente alla nostra ospite qua in studio. Quindi tu, vabbè, non aiuta, però diciamo, hai un tuo gruppo comunque. Ma sì, no, non direi così, nel senso che negli anni precedenti, appunto, questo stop globale, universale, interplanetario, qualche collaborazione con amici, ci siamo spesso trovati a mettere in piedi un po' di repertorio, a suonare insieme. C'è stata qualche occasione per suonare fuori negli anni scorsi, però non più in modo molto, molto, molto sistematico. Devo dire che la scrittura la pratico con molto più dedizione di quanto pratichi oggi la musica, ma la musica è sempre lì, eh. E infatti questo libro alla fine è Ma intriso di musica. quante chitarre hai che ne vediamo tante alle tue spalle? E beh, qui ne vedete 4, 5, poi ce n'è una sesta, sarebbe da dire che ce n'è una settima in arrivo, però poi meglio non dirlo. Allora, parliamo del libro. Raccontaci Sì. un po' di questo libro, come è nato, di cosa parla. Raccontaci un po' tu Sì, della canzone Fede. allora, questo libro a un certo punto è dovuto uscire, nel senso che, insomma, non dico propriamente la storia che poi ha preso corpo attraverso una serie di altre esperienze, però insomma c'era il messaggio di fondo di questo libro che non svelo evidentemente, e cercava uno spazio per uscire. Scrivo da tanto tempo, ci sono stati tanti racconti, diciamo, che sono rimasti per molto tempo nel cassetto, poi mi sono dato per tanti anni alla poesia, è stata una delle espressioni più forti insomma, degli ultimi anni. Però l'occasione è stata un corso di scrittura creativa in cui, insomma, un po' appunto metodologicamente mi hanno fatto mettere lì a costruire un po' a partire da un'idea. Io l'idea ce l'avevo, a un certo punto il libro ha cominciato a prendere una forma, sono arrivati i nodi narrativi, sono arrivati un po' i personaggi, e alla fine di questo corso sarebbe stato, devo dire, un peccato non provare effettivamente a dargli corpo, e quindi ci ho lavorato un pochino, pochi mesi, e insomma il libro è uscito, ecco. Ed è nato, e questo si può trovare su Amazon e nelle migliori librerie, Sì, vero? in librerie fisiche, se ci si va probabilmente bisogna ordinarlo, no?
non ci credo che sta di fianco ai libri di Fabio Volo o di qualcun altro. Però insomma, qualcuno mi ha detto che l'ha trovato anche in libreria. Tendenzialmente sugli store digitali si trova abbondantemente. Però ci puoi raccontare un po' la trama del libro, qualcosina, qualche... Ma sì, il contesto, diciamo, il contesto è, sì, è il mondo della musica, è un autore molto, ecco, famoso, che scrive per autori, per cantanti molto importanti, un autore di talento, che però non riesce, per ragioni che immediatamente non comprende, non riesce a scrivere una canzone per sé, cioè vorrebbe scrivere un pezzo da firmare, da produrre come effettivamente come autore, come solista, non ci riesce. Ogni volta che ci prova, gli va insieme tutto, il messaggio non esce, non è mai soddisfatto. Insomma, c'è un blocco molto profondo che lui non riesce del tutto a dipanare, anche perché effettivamente scrive e produce per altri. Quindi, insomma, non è che ci abbia un blocco creativo in senso stretto, ha un blocco proprio dentro di sé, quindi non riesce a cogliere e a elaborare certi messaggi. E la sua storia è che insomma, l'antefatto è che diciamo così, per un piccolo fatto che gli succede ad un certo punto, e qui il libro va un po' sul fantasy, diciamo, ma a un certo punto comincia a sentire la canzone, le musiche che suonano gli altri, un po' come quelli che percepiscono le aure, lui invece percepisce la musica, i generi, gli stili, quindi gli arriva prima questa musica rispetto addirittura alle parole delle persone, si rende conto che lì sta succedendo qualche cosa, per cui procede conoscenza dopo conoscenza finché incontra una persona che effettivamente si incamminerà con lui verso lo scioglimento di questo nodo. Sì, no, Non posso dire di diciamo, più, sennò ho no, quasi va bene, finito di no, no, va dirlo. bene, va bene, va bene. Era solo per capire un po', diciamo, Sì. per raccontare un po' a tutti qual è l'argomento. Hai in programma altri libri? Stai scrivendo qualcosa? Prossime uscite? Sì, ecco, tu de de devi sapere che le persone che insomma ci ascoltano dovete sapere che poi io ho anche una importante produzione su temi appunto legati all'organizzazione, al lavoro, alle tecnologie e quindi insomma è anche uscito un libro per Franco Anci l'anno scorso e poi sto lavorando su un saggio che spero di far uscire l'anno prossimo, quindi adesso sono molto impegnato su questi fronti qua. Però sul piano invece più, diciamo così, più prettamente artistico, sto facendo una selezione di tutta la mia produzione poetica perché mi piacerebbe uscire forse subito dopo le vacanze, insomma, subito dopo l'estate, Estate. mi piacerebbe uscire con una mia raccolta di poesie. Ce ne sono alcune che credo siano abbastanza mature adesso da poter circolare, Tu ecco. hai anche un blog di poesie, vero? Parole che non ho. Sì, Che curi direttamente esatto, tu. sì. Sì, le scrivo io, sì, proprio, sì, e forse la poesia è forse il vero trait d'union fra la musica e la scrittura, perché Ma preferisci? comunque anche, Preferisci la musica, la come? scrittura o la poesia? È difficile dirlo, senza musica non respiro, Non effettivamente. respiro. No, non respiro proprio qualcosa di molto fisiologico, di molto profondo. In effetti, io penso sempre con la musica. Non dico che sento la musica degli altri come fedo, però mi capita spesso quando sono dentro certe situazioni, mi viene la musica. E quindi, insomma, la musica, più che piacermi, sta proprio ad Fa parte della un tua vita. linguaggio molto, Fa molto parte della tua vita. fondamentale. Mentre la scrittura è quel gesto che io faccio con il quale metto in condivisione degli aspetti profondi di me. Va bene, allora noi ti ringraziamo Alessandro, gli facciamo vedere il libro, la canzone di Fedo che abbiamo ospitato sulle pagine di Sabadvance a dicembre nella rubrica I libri di Sabadvance. Grazie mille della tua partecipazione, del tempo che ci hai dedicato, così ci hai fatto conoscere anche un po', il tuo mondo in questi pochi minuti. E ti diamo appuntamento a una prossima pubblicazione, cosa ne dici? Facci sapere Molto, con se... molto, molto piacere. Dai, Con così molto piacere. magari ripubblichiamo qualcosa. Grazie mille Volentieri. Grazie Alessandro e buona serata. Grazie, grazie della tua a voi e buona partecipazione. lettura. Grazie.
Allora, qualche secondo di pubblicità, poi torniamo in studio. Assicop Emilia Nord, agente generale per Unipol SAI Assicurazioni e Unipol Rental per le province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Telefono 0522 38 4384. Orologeria, oreficeria Baffioni dal 1956, via Ludovico Ariosto 18B, Reggio Emilia. Ci dobbiamo ricordare che la mente è appagata solo quando si è quieta, quindi non quando è alimentata da critiche, giudizi e tante informazioni. Invece quella del cuore? Quella del cuore è un po' più delicata, è la fame emotiva, è la fame collegata alle nostre emozioni, è quella che ci fa ricorrere al comfort food, al cibo coccola, nei momenti in cui ci sono delle emozioni che sentiamo come negative, quindi quando siamo in ansia, quando ci sentiamo tristi, arrabbiati. Quindi quella che ci fa ingrassare? Sì. Cioè diciamo proprio il cibo coccola di solito sì. È un alimento che per noi è confortevole, ci rimanda a una sensazione felice, quindi può essere tanto un dolce, tipo una la cioccolata, tipo la cioccolata, vedi Nicola? Ma può essere, Sabrina, anche io non ne vado matto di cioccolato. Io invece sì, tantissimo, proprio vado di più con le bistecche. No, io la cioccolata, per me è una cosa, cioè io quando magari ho cioccolata, io oltretutto tanta ne ho, tanta ne mangio, cioè però ho un cioccolatino, me ne mangio uno, ne ho 10, ne mangio 10. Però dopo ti senti in colpa? No. Appagata, allora non è fame emotiva. No, mi sento in colpa dopo quando vado sulla bilancia, ecco, quando vado sulla bilancia. Allora nascondi la bilancia. Cioè, no, ma secondo me ha le pile scariche con la bilancia, ecco. Secondo me ha le pile che non funzionano, secondo me, perché non è possibile, cioè... Ma io veramente faccio così, io magari quando ho momenti, quando sono stanca, cioè io mi tuffo nelle cose dolci, io la roba dolce per me è una roba... Sì, altri invece ci sono persone che mi raccontano che il cibo coccola è legato magari a un ricordo dell'infanzia, quindi può essere anche un cibo che preparava la mamma quando eravamo malati, non so, mi viene da dire la pastina col formaggino, una minestrina. No, quella no. Nicola, tu la pastina con il formaggino come sei messo? Io sono messo che mi ricordo quando era piccola mia cugina, che mia zia le dava da mangiare, praticamente io speravo che lei non la mangiasse, per così mangiarla a te. Mangiavo io quella, ed era la pastina, i risini con il pomodoro, sì, le esatto, con il pomodoro e il formaggino, mio, che così anch'io facciamo il formaggino e la pastina quasi asciutta, perché non con tanto brodo, quindi diventava proprio una pattura con questo formaggino. Però grazie a quella pastina sono diventato così. Il consiglio che possiamo dare è che possiamo, quando riconosciamo e siamo consapevoli che si tratta di fame emotiva, fame del cuore, non di fame reale, quello che possiamo fare è trasformare il cibo coccola in un momento coccola. Quindi non so, mi viene da dire prendersi cura di se stessi, dedicarsi a un hobby, parlare con una persona cara, fare attività fisica, una passeggiata. Questo io avrei bisogno proprio di impararlo. Invece la cioccolata è più vicina. E come si fa? Perché il bisogno, cioè davvero, c'è un bisogno intenso. È quello, e lì faccio prima. Lo so. Mettila, dobbiamo essere consapevoli. Mettila a 30 km. Non comprarla più. Oppure non la compri più. Sei già posto. Cosa dici? Può no, essere può un'idea? Essere, no, quella è una strategia, perché è una delle strategie della mindfulness. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Quindi non tenerla a portata di mano, ma poi tenerla lontana. Ci provo. Almeno non, cioè già solo il fatto di alzarsi e dover andare nell'altra stanza a prenderla. Mettila in cantina. ma la trovo, vai in cantina. La trovo. E se non ce l'ho, che non la trovo. C'era anche una canzone, lontano dagli occhi, lontano dal allora cuore. Non comprarla. È l'unica soluzione. E poi ci sono due argomenti molto interessanti, che sono quelli legati a questo mese di febbraio, che è il mese dell'amore. Di San Valentino, sì. Però è chiaro che l'amore ha tanti risvolti, poi anche nelle puntate precedenti abbiamo ospitato anche dei casi in cui l'amore veramente era malato, era proprio molto malato, sì, e abbiamo parlato di violenza, ma abbiamo parlato di argomenti anche molto importanti, perché noi cerchiamo di scherzare, di drammatizzare, ospitiamo cantanti, ospitiamo scrittori, ospitiamo persone con le quali ridere e scherzare, ma abbiamo trattato anche argomenti molto seri legati appunto a questo amore malato, e tu ne parli in queste tue rubriche. Allora, una è
L'amore tossico. L'amore tossico, sì. L'amore tossico è anche difficile da cogliere, perché le sfaccettature dell'amore sono veramente tante. Però dobbiamo imparare a distinguere quando si tratta di amore sano e quando non lo è. E l'amore tossico nasce tra quelle persone che all'inizio sembrano fatte l'una per l'altro, all'inizio sono quelle relazioni che sembrano funzionare davvero bene, ma ci sono dei segnali che sono molto sottili da cogliere, che ci fanno capire quando invece può sfociare nel patologico. Primo tra tutti, di sicuro, l'infelicità. Perché se una relazione non porta gioia, non porta davvero serenità nella coppia, vuol dire che ci fa stare male, che non ci fa dare, sì, il meglio di noi però stessi. Però spesso non ce ne accorgiamo noi. Perché nel momento in cui si è invischiati si dà per scontato. Esatto. Invece ci sono tanti segnali. Esatto. Oltre a quello, la mancanza di rispetto, perché una relazione questo è importantissimo. È proprio alla base, però. Rispetto, fiducia, rispetto reciproco. Questo è importantissimo. E il rispetto tante volte lo si vede anche, adesso non solo nelle forme proprio di abuso, quindi violenza fisica e psicologica, ma anche in situazioni più sottili, per esempio nella comunicazione, se è fatta di sarcasmo, di cinismo, se continuamente si cerca di minimizzare, ridicolizzare, colpevolizzare l'altro, questo sì. È... Ti faccio una domanda, spesso sono le donne di più a subire l'amore tossico o capita anche che ci sono degli uomini? Perché noi normalmente parliamo delle donne, no? La maggior parte, perché tante volte sono quelle, il sesso più debole che cade nella manipolazione affettiva, quindi sono più dipendenti affettive e cadono vittima di narcisista, ma in realtà ci sono anche molti uomini che subiscono invece violenze di ogni tipo da parte delle donne. L'altro argomento che è molto interessante, che sicuramente, bene o male, un po' tutti abbiamo nella nostra vita subito, è quando finisce un amore. Esatto, quando finisce un amore, sia che arrivi in modo inaspettato, sia che arrivi in modo un po' preannunciato, quando finisce una relazione si attraversano sempre delle fasi molto delicate. La prima tra tutti c'è una reazione di shock, perché all'inizio si tenta di non... ecco, quasi non si crede a quanto è successo e si cerca di negare in tutti i modi, quindi si sperimenta una sorta di vuoto emotivo, un'oscillazione tra vuoto e tra momenti di profonda sofferenza e dolore. Successivamente si attraversa quello che noi chiamiamo la tempesta, quindi tante emozioni negative, rabbia, tristezza, angoscia, perché quando si perde il proprio partner non è che perdiamo solo la persona fisica, si perdono sia i riferimenti ma anche il tempo investito in quella relazione, il tempo vissuto insieme e tutti i progetti fatti per il futuro. Ma allora un consiglio spicciolo, cosa fare quando finisce un amore? Corriamo dietro al partner, cerchiamo di convincerlo, cerchiamo di tornare sui nostri passi, cerchiamo di migliorare, cerchiamo di dare o darci una seconda possibilità. No. Intanto evitare rapporti con l'ex, perché questo completamente non aiuta. Cioè tu dici non vale la pena riprovare. No, non è che non vale la pena. Ci sono situazioni dove ci sono per esempio di mezzo i figli, dove si condivide lo stesso posto di lavoro, che diventa più difficile. Però il dolore non si può evitare, è una sofferenza da abbracciare, bisogna viverlo. E quello che è inevitabile è dare un senso, cioè per elaborare la perdita bisogna dare un senso a quella perdita. Quindi davvero capire le dinamiche che ci hanno portato a quella rottura e per capire come siamo stati noi, cosa c'è stato nel partner e come poterci migliorare per non ricadere in quella rete lì, perché se è una relazione che finisce e quindi è una relazione che non funziona, ci saranno di sicuro delle dinamiche e poi ripartire da sé, quindi mai dimenticarsi di se stessi. È infatti importantissimo. Allora, tu sei stata veramente bravissima, ci hai dato un sacco di consigli e naturalmente tutto questo di cui abbiamo parlato lo potete leggere sulle pagine di Sabadvance nella rubrica Star Bene Si Può.
che trovate 2 volte al mese, lo troviamo 2 volte al mese. E prossimi argomenti saranno a marzo, ne parleremo magari più avanti. Noi ringraziamo tantissimo Grazie Gina Valitutto che è stata ospite qui con noi questa sera, i nostri ospiti collegati da casa, Alessandro Donadio e Isabella Marelli, e diamo appuntamento a tutti la prossima settimana. Grazie Nicola Marchese e alla regia. Grazie, saluti Grazie a te a Firenze. Sabina, grazie agli ospiti e buona serata. In collaborazione con Assicop Emilia Nord, agente generale per Unipol SAI Assicurazioni e Unipol Rental per le province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Telefono 0522 384384. Orologeria, oreficeria Baffioni dal 1956, via Ludovico Ariosto 18B, Reggio Emilia.